soddisfatto in quanto le Eagles sono più, sembra avere il maggior possesso del pallone più del campo anche, mentre le City non riesce mai a mantenerlo, comunque riesce sempre a creare però non a finalizzare come vorrebbe. E sopra Lucciola più sulla destra, cioè si affonda Lucciola, il cross per Fesurovic, all'intervento di Fuentinegro. Adesso però l'ex di Diolla vuole avere quel consiglio in più con Erba, pallone per John Pullman, Fuentinegro stavolta con buona guardia, lancia Luca, attenzione, era liberissimo Gardonic, non ci arriva il pallone, John Pullman, scatto qui di non erba, vince in palo John Pullman, attenzione, rimpallato il suo destro, il suo sinistro, anzi non erba, se va al destro di battuto, e poi addirittura un momento qui, deve distrigarsi in un intervento con il piede, allontanare il pallone, era un tiro cross, forse era più un tiro non cross, quello di non erba, pallone in mezzo, attenzione, addirittura una sorta di tiro, palla sull'esterno della rete, un momento comunque devi stare molto più attento, chiaramente qua Lexi potrebbe fare un gol anche casuale. Taglio, salta all'uomo, mascherato, rischia molto, c'è la pressione dei tre attaccanti, lancia Gardonic, sempre molto libero, la punta di tre, un punto di riferimento, il sinistro centrale per Malanaska, il rinvio altissimo di Malanaska, più alto che lungo, taglio, recupera John Pullman che ha molto spazio, attenzione, lo vede John Pullman, sempre lì a dargli sostegno John Pullman, sempre lui sulla sinistra, pallone in mezzo, Fesurovic, che risposta qui di momento, che grande partita però adesso che si sta andando a sviluppare. Ulcanoff, Lucciola mascherato, la scantesta, Fesurovic non passa, è canzonato, grande senso di posizione, lancia, non passa anche lui, Ulcanoff, Lucciola mascherato, il canzone del centrale dalle fastidio, Kantestak, John Pullman se ne va qui, John Pullman sempre lui, Kantestak, John Pullman su Giotto, gran intervento difensivo, Gardonic, col cazzo, attenzione contro me adesso, siamo 3 contro 2, vediamo lancia qui, il canzonato, non arriva il pallone per col cazzo che era scattato molto bene, lancia, se ne va lancia, sempre lui, lancia, non lo ferma più nessuno, alla fine arriva l'intervento di Vulcanov, che un po' sulle spalle il gol del pareggio. Fesurovic, si arriva in mezzo a due, Fesurovic, straordinario, pallone in mezzo, la canestra sul fondo, un gol già fatto, un calcio di rigore fallito questo, però che grande azione di Fesurovic, in mezzo a due, se ne va, poi pallone bellissimo, grande stop di la canestra, ma il tiro non è altrettanto, troppo angolato, sì, troppa potenza e nessun senso di precisione, comunque grandissima partita, qui 70 minuti di gioco, veramente una partita che può essere conclusa secondo me da una delle magie delle tre punte, diciamo, no? Di ogni squadra, delle due squadre, fondamenta. Luca Antici, guarda che testa, c'ho Pullman, attenzione! C'ho Pullman, mascherato, palla per Fesurovic, c'è il destro sul fondo! E adesso l'ex City sta creando molto di più rispetto agli Eagles e infatti Gary Owen lo ha capito e dice di mantenersi più alta la squadra, e si è visto una squadra un po' più bassa del solito, quindi vuole più in alto proprio il suo team, e sì, perché alla fine è una Eagles con uno schieramento molto offensivo, però quando uno schieramento molto offensivo si trova con molto basso, in questo caso fa creare molto, attenzione, lancia Lucciola all'intervento, però non può evitare il calcio d'angolo, Natale che il capitano va a battere, i costi ci provano, pare in mezzo, inizia il calzonato con Onida, grande stop del 15 anni, palla ribattuta, alla fine contro me ne ho delle zidi, si è effetto, c'è Pullman, è molto stanco, questo Provic, Kantestak, attenzione, ha ruscato anche di un'erba, c'è Pullman, la Kantestak, Lucciola, allora dall'altra parte per un'erba, grande stop di petto, ma c'è anche la posizione di offside, secondo il direttore di gara, il figlio del guardalino, l'altro di gara che ricordo è Fossa, una partita così importante d'altronde vista la classifica per il terzo posto, almeno ricordiamo che se dovesse finire così gli Eagles arriverebbero, se non erro, gli Eagles 13 punti a 14 punti a pari punti con il Bad Ripa, intesa ovviamente della partita del Bad Ripa contro l'MVP che
partita che secondo me il Patrick può benissimo vincere. Kunerba. Mascherando. Lucciola sulla destra. Se ne va Lucciola, proprio fa al limite. Sono l'arbitro Fossa. Manda tutti in mezzo a John Pullman. Attenzione qui, il colpo di destra. E poi il momento la fa sua. Prendete il portiere egiziano. Perché Gardonic, col cazzo, grande controllo il suo. Si gira molto bene, col cazzo ne va. Attenzione Gardonic, l'ha visto, ma la pernaccia, attenzione! Grande intervento qui di Madonasca. Lugan però, Gardonic, adesso Ligoz. Sprecano un'occasione d'oro. Taiyun, che grande idea quella di Gardonic. Ci sono tre attaccanti che hanno tre idee, che hanno delle idee pazzesche, questi dell'Ligoz. È infatti una squadra che alla fine non ha un grandissimo centrocampo, non ha una grande difesa, eppure è terza in classifica, con un ottimo risultato d'altronde. Tre gol subiti, Pesso Drogic, Taigo. Controllo non è dei migliori. Palla ribattuta, allontana qui la difesa. Il cazzo, vince il pallo però, salta al logo. Daily Times, ancora salta al logo. Il giocatore di origine sudafricana, 29 anni. Pagato 3.450 punti. Beh, è un giocatore che secondo me ha delle ottime caratteristiche. Qui però penso che la partita sia destinata a finire con un pareggio, così come nella prima partita è finita un pareggio. Anche questa tutta a favore del Nan e del Badrip, eh. Col cazzo, tutti a fondo, brutto intervento di Daigo. E devi stare attento perché è uno che fa molti questi tipi di falli. Cartellino giallo per il numero 7. 4 gol in campionato, 2 assist da lui. Ovviamente il giocatore d'oro per questa squadra. Qui però forse regala l'ultima occasione, l'ultima chance alla squadra di Gary Owen, la squadra che gioca in casa. È canzonato, me la mette in mezzo, attenzione, Gargonic, attenzione, trova lancia, lancia, lancia! Spalla clamorosamente e la palla va sul fondo e finisce qua. Che grande azione che si è mangiato lancia, però aveva l'occasione per chiudere. Eagles 1, Lexid 1, finisce qua una partita che ci ha regalato comunque moltissime emozioni. Miller in campo. Beh, io penso che lui in campo sia Gargonic a tutti i costi, Qui stiamo vedendo le azioni migliori, un gol di taglio. John Pullman da lì, probabilmente il momento avrebbe voluto fare qualcosa in più. E qui il gol di Gargonic, un po' diciamo fortunato, ma ha giocato bene, diciamo gli Eagles non meritavano un gol così. Sì, perché qui Vulcano non riesce a spazzare, il Gargonic ci arriva di peso. Gli ruba il pallone e segna con un dritto, con un docile tocco e rete. Poi qui ancora lancia, ci ha provato varie volte. Qui Gargonic c'è ancora grande risposta di Madonasca. Diciamo che il Ligoz ha meritato il pareggio, diciamo una partita che non ha visto nessuna squadra prevalere, perché hanno creato moltissime occasioni da tutte e due le parti. Diciamo le difese non delle migliori. Qui taglio il cross di Giappone, un po' il peso Drogic, ma che risposta di momento hanno. Stavolta lui a salvare la partita. Pelle Xidi è stato molto bene secondo tempo, peso Drogic, grande palla, qui un calcio di rigore fallito da Lacantesta. E poi qua la grande occasione ancora per Festo Drogic, palla sull'esterno della rete. Termina qua, migliore in campo Gardonic, Eagles 1, Lexid 1, Lexid 12 punti, Eagles 14 a pari punti del Bello Ripa. Il Bello Ripa, ma Bello Ripa una parte in meno ovviamente, in attesa della ottava giornata. E ora andiamo a vederci però la partita più importante dell'intera giornata, Mochi, che al momento, vorrei andare a rivedere, mi sembra abbiano 9 punti, 8 punti, mentre il Nana, il Goku, 16 punti, una sfida comunque aperta a qualsiasi rivalità. Alla prossima, da Marco Galeone.